Buongiorno Fassino, sono Fabio Sebastiani di Radio Rete Edicole. Siamo pronti per l'intervista. Buongiorno. Se lei c'è, noi siamo qui, ecco. Allora, siamo in collegamento con Piero Fassino, sindaco di Torino, nonché presidente dell'ANCI. Dunque, con Torino, gli edicolanti di Torino sono riusciti ad aprire un'interlocuzione molto positiva e su una materia del tutto innovativa, quella della ricarica delle auto elettriche. Si sta adesso sperimentando, cercando di capire se è possibile avere qualche centralina nella prossimità delle edicole, grazie all'assessore Rubatti, all'assessore ai trasporti. Quindi Fassino, è andato un po' tutto per caso, anzi tra l'altro il Sinagi ha mandato una lettera di richiesta di incontro per affrontare altri temi a livello nazionale. È andato tutto un po' per caso, però è vero che c'è bisogno di ripensare un po' le edicole nei flussi di comunicazione, di informazione, nei flussi di passaggio di città che vanno mutando il loro profilo. Glielo chiedo appunto come presidente dell'ANCI. Lei ce l'ha un po' qui in testa questa idea? Quale futuro potrebbe avere? Ma noi lo abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto perché dal 6 maggio, cioè da ormai da qualche giorno, è operativa un nuovo regolamento che regola l'attività delle edicole, che amplia la possibilità per gli edicolanti di vendere, oltre che i giornali, anche una serie di altri prodotti che appunto si affianchino a periodici e quotidiani, dai gadget sportivi e religiosi a giocattoli e souvenir, possono essere punto di consegna per pacchi o raccomandate, possono fare pubblicizzazione di prodotti, possono essere cioè un punto di vendita per i cittadini di varie altre tipologie di prodotti, in modo tale che l'edicola non sia soltanto schiacciata sulla vendita dei giornali e di periodici, che sappiamo tra l'altro in questi anni hanno conosciuto una contrazione della loro diffusione. Certo. Quindi si è dato spazio a una pluralità di opzioni commerciali che consente alle edicole appunto di poter vivere con maggiore agio. Dunque, ultimamente l'ANCI ha concluso un accordo con le fondazioni bancarie che riguarda la sicurezza. Ecco, io quando parlavo di nuova sensibilità intendevo anche questo, cioè ci sono diversi temi. Uno è quello che state facendo voi a Torino, per esempio, per quanto riguarda la mobilità, ma si potrebbe parlare anche di inquinamento. Ecco, ci sono tanti temi, quale quello della sicurezza, in cui le edicole potrebbero entrare magari con accordi specifici con i comuni o in questo caso con le fondazioni bancarie che sono coinvolte in questa cosa, magari ampliando lo spettro di possibilità di comunicazione e di informazione verso i cittadini, perché lo ricordo, in Italia ci sono 30.000 edicole, quindi è un patrimonio che va assolutamente salvaguardato, un'unicità a livello europeo. Ecco, questo è un po' il tema del ragionamento, del confronto con i comuni. Sono assolutamente d'accordo, le edicole sono un presidio del territorio. Lo sono non solo per la loro attività, che gli consente una relazione quotidiana con i cittadini, no? Poi tra l'edicolante e i cittadini che abitualmente comprano il giornale si costruisce, no? Un rapporto personale, umano, di relazione, quindi contribuiscono a tenere viva la vita di una comunità. Sono anche un presidio di sicurezza, naturalmente, perché in quanto siano un punto di aggregazione e di relazione contribuiscono ad arricchire un territorio e contribuiscono alla sua sicurezza. Da questo punto di vista, con le opportune avvertenze, sarà utile anche sperimentare l'apertura delle edicole in certe aree della città in orari notturni, laddove ovviamente questo non comporti rischi, ma invece possa contribuire alla maggiore sicurezza del territorio.
Ecco, dunque, il prossimo anno, nel 2017, ci sarà questo rinnovo del suolo pubblico, diciamo così, e cioè le regioni hanno dato alcune indicazioni sui parametri, ora sta ai comuni implementare questi parametri oppure no. E cioè dietro c'è un po' questa idea, se alcuni esercizi commerciali che stanno nel suolo pubblico, appunto, devono essere continuate ad usare come bancomat sostanzialmente, o se possono rientrare in una visione della città, in una nuova armonia delle professioni e dei mestieri, che pure ci sono alcuni anche nuovi e che appunto non hanno soltanto il suolo pubblico come rapporto con l'amministrazione comunale. Ecco. Ma io penso che bisogna anche qui far, diciamo, operare con intelligenza e equilibrio. Sì. Io ho sempre considerato una astrazione e una forzatura la Bolkestein, laddove pretende di trattare sulla base di regole di competitività uno stabilimento balneare, un banco mercatale o un'edicola esattamente come si tratta Google, che mi pare proprio francamente una stupidaggine, no? E quindi proprio per questo penso che, fermo restando un principio di competitività, di libera concorrenza che non può essere negato o ignorato, però bisogna poi tenere anche conto del fatto che queste attività economiche sono attività economiche che impegnano da decenni una famiglia o addirittura più generazioni, che quella è l'attività fondamentale di lavoro per chi lo svolge, e che immediatamente farlo venire meno in nome di un bando comporta, come dire, un'esposizione all'insicurezza esistenziale assolutamente inaccettabile.